abbiamo deciso di collaborare con Cora perché c'era assolutamente uno spirito che corrispondeva a quello che sentiamo anche noi nell'approcciarsi alla musica appunto lirica, all'opera lirica, cioè uno spirito un po' ribelle appunto che va a rompere con questa polverosità, con questa appunto elitarietà un po' che si pensa si attribuisce oggi all'opera lirica, cosa che assolutamente non corrisponde al vero, perché l'anima dell'opera lirica è assolutamente pop, è stata scritta come musica popolare, quella che oggi è appunto musica pop, nell'Ottocento, 7-800 era esattamente quella musica pop. Ci consideriamo e ci chiamiamo all'interno di Cora un po' dei galeotti, dei pirati che vanno all'arrembaggio. In realtà abbiamo questa visione molto poetica e avventurosa, per cui ci lanciamo in sfide impossibili, tra cui appunto ad esempio portare la lirica in un festival indipendente di musica rock, reggae, pop, eccetera eccetera. E l'occasione, la sfida è proprio questa, cioè di riagganciare il pubblico che una volta era popolare, di qualsiasi ceto sociale in realtà, e di combattere il pregiudizio, perché in realtà è diventato un pregiudizio il fatto che l'opera sia solo per persone di cultura con la C maiuscola, che le allontana. In realtà è musica pensata per tutti, che parla di temi universali e tuttora attualissimi, proprio perché universali, e quindi è questo il nostro impegno e il gap che vogliamo colmare, che si è perso durante di fatto quasi l'ultimo secolo, anche meno, diciamo dalla metà del Novecento, si è persa questa connessione tra le persone e un canto lirico che in realtà è oltretutto una tradizione italiana profondissima e radicata anche nei dialetti, nella tradizione della canzone popolare e via dicendo. E quindi questa appunto è la nostra grande sfida da pirati, di voler riuscire ad agganciare il pubblico dello Sherdu Festival anche questa sera. Sì, noi infatti proprio perché abbiamo esperienza di teatri di un certo tipo dove la lirica è un po' quella cosa lì, quel pregiudizio, quella, anzi a volte volutamente è presentata come una cosa di eccellenza e di elite, proprio perché abbiamo tanta esperienza di quello. Per noi è stato un sospiro di sollievo, una ventata d'aria fresca entrare in contatto con Cora, ed è stato quello che ci ha fatte lanciare appunto in questa missione, in questa avventura. È stata proprio una ventata d'aria fresca perché noi usiamo quella strada sempre, cerchiamo sempre, anche quando siamo nei teatri in giro per il mondo, di usare quell'approccio. Immaginiamo sempre, quando creiamo uno spettacolo, di avere un pubblico di bambini. Noi diciamo sempre, se una cosa funziona per i bambini è giusta, perché loro non hanno quei pregiudizi, quindi quella è la nostra bandiera, ecco. Stati, questo se posso fare un accenno, proprio una citazione agli anni 2020-2021, che sappiamo hanno portato un po' tutti i mondi artistici a unirsi, a entrare in contatto e quindi ci sono stati degli incontri virtuali, come sappiamo. E c'era il desiderio di incontrarsi, di anche fisicamente, e siamo con chi appunto trovavamo uno spirito affine, siamo rimasti in contatto. E poi è stata un po' una sorpresa, è spuntata fuori questa occasione di Sherwood, lanciata come un'idea, e ci siamo tutti detti sì, è la cosa giusta, cioè è perfetto, facciamolo, senza neanche pensarci tanto. È stato naturale,
perché lo sentivamo proprio giusto, non penso che non si possa dire di più. E per quanto riguarda il discorso sui fumettisti, quando ci hanno detto che nello stesso giorno ci sarebbe stato l'evento sui fumetto, ci siamo guardate, io ricordo molto bene quel momento, e ci siamo guardate e ci eravamo già capite e subito abbiamo chiesto: metteteci in contatto con i fumettisti, perché era veramente uno spunto molto interessante. Poi quando li abbiamo conosciuti c'è stato un'immediata intesa e vedrete cose meravigliose. Sì, diciamo che come le cose migliori che succedono nell'opera, spesso c'è di mezzo il caso, la casualità, quindi non era previsto nel progetto iniziale che ci fosse il live painting. Quando abbiamo saputo che la data sarebbe coincisa con l'esposizione di GASP, dei fumettisti indipendenti, abbiamo colto al volo l'occasione e abbiamo detto: ma perché non collaborare con altri artisti? Perché in fondo l'opera nasce anche come l'insieme di varie arti, è un accumulatore di arti, cioè c'è la musica, ci sono le scenografie, le competenze dei costumi, la danza, quindi il canto, così come la recitazione o gli strumentisti, quindi sono tante arti che si ritrovano in un unico luogo, in un unico momento, quindi perché non accogliere dentro anche l'arte del fumetto? E quindi ci siamo messi in contatto poi con GASP e con degli artisti che fossero interessati e anche loro che superassero lo scoglio e avessero il coraggio di esibirsi dal vivo, perché comunque anche per loro è una grandissima sfida. Un conto è disegnare privatamente con i propri tempi, un conto farlo davanti a una platea di persone che è a tempo con la musica, perché loro hanno anche imparato a disegnare nei tempi delle arie che i cantanti stanno facendo dal vivo, quindi è una grandissima sfida anche per loro, però il risultato, noi siamo molto felici perché è appunto una commistione improvvisa di arti che si incontrano e soprattutto è un dialogo, perché la musica dialoga col disegno, che hanno dialogato con noi nella parte creativa della progettazione, e quindi l'arte nasce non da un Deus ex machina che è stato illuminato e ha detto: io voglio fare tutto così e risponderete ai miei comandi, ma nasce dal dialogo tra le persone. Ecco, lì nascono le opere creative veramente belle. Partendo dal presupposto che appunto l'opera è sempre stata censurata nel corso della storia, perché compositori e librettisti parlavano comunque di problemi, tematiche, anche politiche, se non sociali, attuali. Negli ultimi anni, se vogliamo, la censura è diventata più woke. Okay, quindi si trasformano anche opere che sono in scena da secoli in modo che non disturbino la sensibilità, a volte con casi eclatanti, ribaltando gli stessi messaggi che vengono mandati. Non so, esempio è Madama Butterfly, che dove Puccini volutamente scrive di una donna orientale minorenne che viene circuita da un occidentale molto in più maggiore d'età di lei e poi abbandonata, e ad esempio all'opera di Sydney l'anno scorso hanno deciso che lei non potesse più avere 15 anni perché avrebbe turbato il pubblico e quindi doveva diventare maggiorenne, e quindi cambiando completamente proprio il senso che voleva dare il librettista, dando un'immagine di questa donna che invece sia sull'appropriazione culturale del Giappone divorato da un americano colonialista che arriva, sia dalla figura femminile di lei. Quindi si sta andando in questa direzione ultimamente.
appiattendo poi i significati reali delle opere. E poi dall'altro lato invece c'è una tradizione di messa in scena abitudinaria che ci trasciniamo dagli anni 50, che è quella di fare sempre tutto storicizzato e quindi non vedere però il vero significato che c'è dietro alle cose, dove c'è un perbenismo di vedere le persone in crinolina e non vedere significati dietro, tipo appunto se vedo Traviata in vestito ottocentesco e non collegare il fatto che non è una dama dell'alta nobiltà ma è una prostituta, è una escort. Quindi, come dire, il nostro intento è stato anche questo, cioè di ritornare a trovare i temi che erano una volta messi sotto censura con delle messe in scena che rievocano i veri temi eclatanti, più brucianti, che possono essere appunto sesso, abuso, dominazione e via dicendo. Che poi a volte basta veramente leggere o ascoltare, insomma, la musica, perché lì comunque c'è già tutto. Perché a volte mettere il costume del periodo storico può essere meglio o può essere peggio, metterlo, modernizzarlo, perché a volte ci sono le critiche a modernizzare, no, perché poi in realtà spettacoli brutti o spettacoli belli ci sono sia se li si allestisce in maniera tradizionale, attinente all'epoca, sia che se si modernizzano, tutto sta a ridare importanza invece alla musica, a quello che dice che è al senso che gli è stato dato quando è stata scritta, che è universale ed è applicabile a qualsiasi epoca, perché i temi sono sempre attuali.